Perché sono in perdita? Sono in perdita perché la classe di investimento in cui si sta andando ad investire è in perdita, oppure perché i fondi hanno, per dire, dei costi esorbitanti e non potranno mai essere in attivo, saranno sempre in perdita. Bisogna fare un'analisi dello strumento finanziario. O in autonomia o con percorsi come investimento consapevole si fanno analisi di strumenti finanziari. Quindi bisogna capire che ragionevoli aspettative ci sono che questo strumento torni in territorio positivo. Mariangelo, il mio ex marito ha un portafoglio tutto di fondi gestiti e venduti dal promotore della banca. Ora ha una perdita del 14%. Quasi tutti i fondi sono in perdita tranne uno. L'ho convinto a trasformare il suo portafoglio in ETF. È meglio disinvestire i fondi man mano che vanno in attivo oppure disinvestire tutto e incassare le perdite? Allora, bella domanda e il punto è capire perché sono in perdita. Perché sono in perdita? Sono in perdita perché la classe di investimento in cui si sta andando ad investire in perdita, oppure perché i fondi hanno, per dire, dei costi esorbitanti e non potranno mai essere in attivo, saranno sempre in perdita. Bisogna fare un'analisi dello strumento finanziario. O in autonomia o con percorsi come investimento consapevole si fanno analisi di strumenti finanziari. Quindi bisogna capire che ragionevoli aspettative ci sono che questo strumento torni in territorio positivo. Se ci sono ragionevoli aspettative, perché magari è solo il mercato che magari sta vivendo quotazioni depresse, per dire, ma lo strumento comunque, per dire, ha battuto il mercato e quindi devo solo lasciargli tempo di recuperare, allora può essere tenuto all'interno del portafoglio. Se invece lo strumento non ha battuto il mercato, è sottoperformante da sempre, matematicamente è impossibile che recuperi perché magari il fondo costa il 2% e quello che è contenuto all'interno del fondo ha una redditività potenziale dell'1%, quindi ti costa il 2, rende l'1, è matematicamente impossibile che recuperi. Bene, se questo è lo scenario, allora probabilmente bisogna tagliare i rami secchi e concentrarsi sui germogli e convertire il portafoglio ad un portafoglio più efficiente, come ad esempio quelli all'interno di GP Invest Academy. Ti è piaciuto il contenuto di questa diretta che abbiamo tagliato per te? Se vuoi capire se e come i nostri servizi possono aiutarti, contattaci, c'è il pulsante qui sulla destra e mettiti in contatto col mio staff. In alternativa puoi vedere un altro video qui sul canale cliccando qui in basso. Con questo è davvero tutto, alla prossima!